Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Dobbiamo definire questi concetti. Se diamo la voce femminile, ma la voce di una persona che sia un ordine del tutto materno e Benedetta sia un ordine Scuderi. Materno perverso che cresce dei maschi che non sono maschi. Allora, io cos'è che non le torna del ragionamento che faceva Borgonovo? Io voglio dire due cose. Una, che sono molto d'accordo sul parità di genere, dovremmo sempre averla in tutti i nostri dibattiti, soprattutto se si parla di femminicidi e se si parla di violenza di genere. Michela Murgia diceva contiamoci sempre e oggi ci sono soltanto io in questo studio. Questa è una cosa che vorrei dire e sottolineare. E poi in questo momento sono veramente arrabbiata perché devo sentirmi dire da un uomo che cos'è il patriarcato e cos'è la violenza contro di me. Cioè, ci rendiamo conto scusi, di questa cosa. Lei punta il dito contro i maschi, è giusto che i maschi parlino, mi spiace. Cioè, ma noi sono 103 donne che sono state uccise dall'inizio dell'anno. Ci sentiamo in pericolo di uscire di casa, ci sentiamo in pericolo di camminare da sole la sera, sì. Ci sentiamo in pericolo di fare qualsiasi cosa e non accetto da un uomo venirmi a raccontare che cos'è il patriarcato, non accetto da un uomo venirmi a dire che non posso mettermi le mani nei capelli quando si parla. Non accetto. Perché no, lei io è semplicemente irrispettosa, maschio o femmina che lei sia. Si rende conto che mi sta anche parlando sopra e dice che io sono irrispettosa. Deve un attimino comprendere. Quando io ho iniziato a parlare, lei ha iniziato a fare le faccette. C'è la parola, c'è la verità. Non c'è nessuno adesso, non è questo David, il così tema. Non, va. Non è cioè, così già, il tema. Già se. Scusa, veramente, cioè, già veramente è una situazione al limite questa. Cioè, noi commentiamo un femminicidio e lo stiamo facendo tra quattro maschi. È una donna ed è una roba, giuro che è inguardabile. Giuro che è inguardabile. Non solo per Scuderi, nel senso, dobbiamo parlare di che cos'è anche ospiti che adesso arrivano. Quindi, no, nel senso, quindi ti prego, cioè, cerca di fare questa roba perché sennò veramente io faccio una figura di merda. A me è una figura di merda rispetto a questa roba, me ne vado a fare. Vado e torno in classe, faccio le mie cose. Cioè, impostare un dibattito su questi temi ha anche un ci mancherebbe, infatti siamo qua per questo. Io mi taccio. Il patriarcato è proprio quello che si stava raccontando. Il patriarcato è la violenza continua. Il patriarcato è pensare che le donne sono di proprietà degli uomini. E il femminicidio è l'apice della cultura patriarcale. È l'apice più brutto della cultura patriarcale. Ma la cultura patriarcale è in ogni gesto, è nel dire sei mia, è nel dire certo. Non devi vestirti in quel modo, è nel dire che è nella gelosia nei rapporti, è nelle donne che guadagnano meno degli uomini, gli uomini che ritengono che sia giusto perché le donne sono inferiori. E questa è la cultura patriarcale. Tutto questo è patriarcato, non lo dico io, Benedetta Scuderi, ma lo dice chi effettivamente ha studiato questi fenomeni, perché il patriarcato è un fenomeno ed è il fenomeno probabilmente più antico del mondo. E sono d'accordo quando si dice che sia così insito nella società, che anche noi donne siamo vittime mentali del patriarcato, e sono d'accordo quando si dice che sono anche le donne a trasmettere il patriarcato, perché in realtà è l'unica società che conosciamo, perché è l'unica società che ci è stata propinata da millenni. Parliamo di una società patriarcale che va avanti da millenni e noi ci stiamo perpetrando. E quello che il problema è che se non riconosciamo questo, se non riconosciamo il patriarcato, la cultura patriarcale violenta e sanguinosa, perché 103 persone sono morte certo. Dall'inizio dell'anno, se non riconosciamo che questo è il problema e vogliamo propagandarlo e vogliamo utilizzarlo per i nostri fini politici dicendo che noi donne stiamo lì a urlare al patriarcato soltanto in determinate volte, quando invece stiamo facendo una lotta da decenni, da millenni contro la società patriarcale, questo è assolutamente sbagliato. Quindi se non iniziamo a comprendere quale sia la radice fondante di questo problema, non possiamo risolvere il problema, perché se pensiamo che il catcalling sia una cosa giusta e che sia semplicemente un complimento, cosa che hanno detto anche molti esponenti politici, non possiamo risolvere il problema. Se la presidente Meloni difendeva il suo ex compagno dicendo che basta avere la testa sulle spalle e non si è vittime di violenza, allora non risolviamo il problema. Se i parlamentari della Lega dicono che l'educazione sessuaffettiva è uno schifo, allora non risolviamo il problema. Allora o comprendiamo l'origine della radice... Quindi lei dice giustamente c'è anche un problema politico di come viene affrontata la questione, ovviamente. Non viene